ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Approvata ieri pomeriggio nella seduta del Consiglio regionale che si è tenuta a Pescara la legge che riforma il processo di fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. La nuova città si chiamerà Pescara e nascerà nel 2027, così come proposto dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. E quindi a settembre, entro settembre, mettono insieme almeno tre materie principali dell'amministrare dei comuni, più gli studi di fattibilità, più lo statuto, e va colmato il ritardo sin qui accumulato. Assieme alla maggioranza ha votato a favore la consigliera Sara Marcozzi. Io l'ho dichiarato da quando il presidente Sospiri ha depositato questa norma, non mi sembrava una norma lesiva di alcunché, anzi mi sembrava una norma che mettesse e garantisse dei paletti. Forse dilazionando un pochino nel tempo, lo vedremo, ma insomma il dato di fatto è che il tempo lo si è perso in passato. Da questo momento in poi con questa norma a me è sempre sembrato che si ponessero dei paletti netti. Ho sempre ritenuto che non si dovesse fare l'opposizione a prescindere, cioè se un provvedimento è corretto, e tra l'altro c'è stata anche una grossa disponibilità da parte della maggioranza a discuterlo, ne abbiamo discusso in commissione per oltre un mese, quindi la totale apertura da parte della maggioranza, un provvedimento fondamentalmente giusto, io non me la sento di fare l'opposizione a prescindere, l'ho votato perché lo ritenevo corretto. Contrari invece i consiglieri regionali del PD e del Movimento 5 Stelle. Domenico Pettinari ha ribadito la necessità di rispettare il referendum del 2014. Abbiamo votato contro perché noi rispettiamo la volontà popolare. C'è stato un referendum nel 2014. Poi nel 2018 Regione Abruzzo, a nostra prima firma, il nostro collega che voglio ricordare Riccardo Mercante, abbiamo fatto una legge che prevedeva l'istituzione della nuova Pescara nel 2024. Purtroppo adesso si sta prorogando e procrastinando senza, dico io, un ingiustificato motivo, non c'è un motivo realmente valido, è solo per cercare di fabbricare un vestito addosso a chi dovrà finire il mandato elettivo nel 2027, a mio avviso. Vedremo che ci ritroveremo il grande sindaco nel 2027, qualcuno che finirà il mandato e si riconfronterà. Abbiamo presentato una serie di emendamenti migliorativi, 1500 emendamenti, sono stati tutti cassati con un colpo solo, con un atto di forza ingiusto e ingiustificato della maggioranza, e noi doverosamente abbiamo votato contro, perché la norma va contro la volontà popolare, molto semplice, noi siamo coerenti e rispetteremo sempre la volontà popolare. Siamo stati poi, abbiamo fatto una sorta di migliorie per cercare di prevedere una deadline, imporre delle scadenze puntuali per cercare di accorpare i servizi, ma non siamo stati naturalmente soddisfatti sull'intero corpo normativo.